vorrei appunto presentarvi brevemente il nuovo libro di catechesi che avremo nelle prossime settimane, proprio da qui fino a Pasqua, e al mattino avremo le catechesi su questo libro che è intitolato Tempo di fortezza, e il sottotitolo è Una virtù per affrontare il mare agitato dell'esistenza. Allora, cari amici, io ho deciso di scrivere questo libro proprio quando ho ascoltato il messaggio della Regina della Pace nel 2019. Poi, ovviamente, un libro ha una genesi prima interiore, poi quando uno l'ha fatto maturare incomincia a scriverlo, insomma, quindi ci vogliono sempre un anno o due. Poi ci vuole l'edizione, aspetta un altro anno, quindi siamo arrivati al gennaio 2003. Questo libro io l'ho scritto quando la Madonna ha detto nel messaggio il 25 luglio del 2019: arriveranno le prove, ma voi non sarete forti, regnerà il peccato, ma se sarete miei vincerete. Cari amici, questo dunque mi sono chiesto, la Madonna vuole che arriviamo alle prove, e siamo già entrati nel tempo delle prove, forti. Cosa vuol dire forti? Vuol dire, cari amici, con quella virtù morale che è la fortezza e che poi diviene anche un dono dello Spirito Santo particolare, grazie al quale molti hanno affrontato il martirio, e quindi ho voluto fare questo libro di spiritualità per questo tempo, e su come acquisire la virtù della fortezza, la fortezza della fede, la fortezza della testimonianza, la fortezza nell'affrontare i grandi combattimenti spirituali che abbiamo davanti, in modo tale da arrivare preparati. Dunque vi ripeto il titolo del libro, Tempo di fortezza, edizione IPM, Padre Livio l'autore, è già qui a Radio Maria, quindi potete ordinarlo. E il numero di telefono dell'ufficio informazioni 031 610 600, oppure con l'indirizzo email info.ita@radomaria.org, oppure entrando nel sito di Radio Maria, radomaria.it, cliccando catalogo potete ordinarlo. E poi, cari amici, soprattutto la cosa più facile e più veloce è via WhatsApp, con il numero che già conoscete, cioè 031 610 610. Quando scrivete WhatsApp mettete sempre, chiedendo un libro, mettete sempre il vostro indirizzo, nome, cognome, indirizzo, e anche il numero di telefono, perché ovviamente il corriere che ve lo porta vuole il numero di telefono. E in questo modo insieme possiamo fare questo itinerario all'interno di questa virtù della fortezza, che credo che arriverà fino a Pasqua, e sarà quindi un bellissimo itinerario che faremo insieme.